Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di tutto, buon Natale. Oggi è il giorno di Natale, quindi io ci tenevo tantissimo a fare a tutti tantissimi auguri. Qualsiasi sia la cosa che voi oggi farete, qualsiasi sia la vostra situazione, spero che passerete comunque una giornata serena. Oggi, visto che siamo a Natale, io volevo aprire con voi due regali che ho ricevuto. Tutti gli altri li aprirò con la mia famiglia, però ce ne sono due che voglio aprire qua con voi perché la persona che me li ha fatti non sarà presente e quindi posso tranquillamente aprirli insieme a voi qui sul canale. Vi faccio vedere i pacchetti, prima di tutto, uno è questo. E poi l'altro è questo qui e io ho deciso di aprirli con voi perché appunto è anche un modo per stare 10 minuti insieme oggi che è il giorno di Natale e per cogliere l'occasione di farvi gli auguri. Però basta con le chiacchiere perché siamo tutti curiosi e vogliamo sapere cosa c'è dentro. Quindi io direi di cominciare da questo. Apro questo regalo che mi incuriosisce, che è bellissimo perché ha anche la campanella qua, quindi è veramente carino. E adesso lo apro con voi. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza rapida perché non voglio che questo video diventi troppo lungo, perché io ad aprire i regali sono un po' lenta. Mi hanno sempre detto che io sono troppo lenta ad aprire i regali, quindi cerchiamo di velocizzare. Wow, qua vedo una bellissima bustina. Eccola qua, di Yves Rocher con dei prodotti all'interno, quindi vediamo subito cosa c'è dentro. Allora, primo prodotto, un trattamento idratante per il viso anti-imperfezione con acido salicilico di origine vegetale, 4 in 1. Quindi è un trattamento viso, ve lo avvicino così lo vedete. Io non l'ho mai provato, non conosco questo prodotto, però devo dire la verità, sono felicissima di poterlo provare. Poi ci sono due bellissime creme mani della linea Natalizia in edizione limitata, Fiocchi di neve e Alberi incantati. Eccole qua, sono bellissime anche come packaging. Io anche queste le avevo adocchiate, mi piacevano tantissimo e la mia amica, sapendo quanto mi piacciono le creme mani, ha subito provveduto. Sono felicissima perché volevo proprio provarle. E poi l'ultima cosa è un balsamo labbra Fiocchi di neve, quindi della linea Fiocchi di neve. Eccolo qua, voglio subito sentire il profumo. Buonissimo, veramente buonissimo. Poi proverò anche le creme mani, tanto adesso voi il profumo non lo sentite, quindi è inutile che mi metta a provarle subito, però le proverò molto presto. Eccolo qua il balsamo labbra. Quindi direi che la mia amica, che ringrazio qualora stesse guardando il video, ha avuto veramente un'ottima idea farmi provare queste due linee, perché io le volevo provare, questo bellissimo prodotto viso, il tutto raccolto in un bellissimo beauty, in una bellissima bustina. Quindi direi che il primo regalo è veramente bellissimo. Poi andiamo ad aprire il secondo e meno male che sono solo due, perché vedete quanto ci ho messo già per il primo regalo, figuriamoci se io li aprissi tutti qua insieme a voi, verrebbe un video lungo tutto il giorno. Vediamo un po' se riesco a togliere lo scotch, perché direi che l'hanno fasciato proprio benissimo. Ah ragazzi, fantastico il libro di Cristina Caboni che io volevo leggere, Il sentiero dei profumi. A me è piaciuta tantissimo questa autrice, volevo leggere anche altri libri e quindi questo direi che è molto gradito perché è uno di quelli che io avevo messo in lista. Andiamo insieme a leggere cosa dice la quarta di copertina, così vi racconto anche la trama perché io in questo momento a memoria non la ricordo. Dunque, solo quando crea i suoi profumi riesce ad allontanare le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze dei fiori, del legno e delle spezie, sa come sconfiggere le sue paure. I profumi parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste. L'iris regala fiducia, la mimosa dona felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti. Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in cui la madre se n'è andata, abbandonandola quando era solo una bambina. Adesso ha 26 anni, il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la strada da seguire, una strada che la porta a Parigi, capitale del profumo.
dove le sue creazioni conquistano tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire i desideri. È in grado di realizzare il profumo giusto per riconquistare un amore perduto, superare la timidezza e ritrovare la serenità, ma non è ancora riuscita a creare l'essenza che le dia il coraggio di far pace con il proprio passato. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare nel suo cuore e guarirlo, Kyle. Kyle che conosce la fragilità di un fiore e sa come proteggerlo e amarlo, perché anche il seme più acerbo, quando il sole arriva a riscaldarlo, trova la forza di sbocciare. Wow, ragazzi, questa secondo me è una di quelle storie d'amore super romantiche che sono sicura mi piaceranno tantissimo, perché come sapete io sono una romantica inguaribile, ma inguaribile nel vero senso della parola. Comunque, al di là delle mie caratteristiche di personalità, sono felicissima di poter leggere questo libro. Sono contentissima di aver aperto con voi questi due regali. Spero di avervi tenuto compagnia in questa mattinata di Natale. Ancora tantissimi auguri a tutti. Vi mando un bacio ancora più enorme del solito e ci vediamo al prossimo video.